Al Vallarol, che termine dialettale per dire proprio Vallarolo, nel senso che frequenta la valle, ma lo frequenta per lavorarla, non diversamente. Quindi il Vallarolo è quello che lavora e raccoglie i prodotti della valle, i prodotti palustri. E in più faceva diversi altri mestieri dalla valle, quello per esempio andare a raccogliere la legna per metterla nel legnaio e nella casa, a raccogliere dei fasci di legna, di canna di scarto da portare in paese, da vendere per esempio, non so, ai fornai. Insomma, il Vallarolo cominciava a lavorare il primo dell'anno e finiva l'ultimo giorno dell'anno, sempre nella valle, sempre nella valle. E il Vallarolo comunque era un tipo unico, particolare, perché doveva lavorare con il massimo calore e con il massimo freddo e passare alternativamente da una cosa all'altra, buttandosi in acqua quando è gelida, oppure mettendosi nudo sotto il sole per raccogliere dell'erba palustre quando l'afa è tale per cui il respirare diventa difficoltoso. Resisteva nella valle solo chi aveva il fisico adatto. Il fisico, per fisico non si intende il grande e grosso, si intende il resistente, e il Vallarolo era quello che riusciva a resistere a tutte le intemperie, a tutte le fatiche. Non aveva orari, cominciava il mattino e finiva sera. Spesso e volentieri non dormiva la notte preoccupata per il prodotto che aveva disteso ad asciugare, magari si avvicinava un temporale o qualcosa del genere. Questo era il Vallarolo, che era un pochino come il contadino per la sua campagna, sempre allerta e comunque sempre in attività, sempre in lavoro. La vita era abbastanza dura sia per le fatiche e sia perché il guadagno era sempre comunque limitato. Dalla valle venivano solo quegli operai che non andavano a lavorare nella campagna, ma nella campagna ce ne stavano pochi perché il territorio che era a disposizione dei braccianti agricoli di Argente era limitatissimo, mentre invece nella valle trovavano occupazione tutti quelli che volevano andarci. Il guadagno era stabilito alla fine con la raccolta del prodotto. Il prodotto finito veniva o venduto ho ceduto al padrone per una quantità che veniva poi compensata per contratti che si facevano e contratti a voce che valevano più di qualsiasi cosa scritta. Non era un Vallarolo di argento se non aveva la barca a disposizione. La barca erano quelle barche a fondo piatto che si muovevano anche dove c'era poca acqua e si caricavano con i prodotti che si tagliavano quando si era a mollo, come noi diciamo. Quindi il Vallarolo era un essere unico, particolare, lasciava la valle a volte nel momento più duro dell'anno quando si andava a fare la mietitura e la trebbiatura del grano. E solo in quel caso lì usciva dalla valle per pochi giorni, cioè appunto per la durata di mietitura e trebbiatura, perché in quel modo lì portava a casa il grano, come detto. Normalmente venivano pagati in natura, cioè si stabiliva già in partenza le percentuali che dovevano toccare al Vallarolo e al bracciante. Comunque il Vallarolo è un ramo del cosiddetto bracciante.